Grazie al Teatro del 99 dell'Aquila, che ha siglato un accordo con la Bernhardt School of Musical Theatre di Bologna e il Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella, sarà realizzata nel capoluogo d'Abruzzo la prima scuola di musical, che offrirà un percorso preaccademico. È stato proprio naturale per noi rivolgerci alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, che è un istituto AFAM. Per la parte musicale è stato naturale rivolgermi al conservatorio, ho trovato grandissima accoglienza da entrambe le istituzioni e poi ovviamente il corollario a tutto ciò era mettere a disposizione anche una esperienza e una professionalità nella lingua inglese, quindi ci siamo rivolti alla English School of Language. Il Teatro del 99 ha messo al fondo unico dello spettacolo con il Festival di Danza 100 Passi conferma l'ottenimento del FUS anche per la triennalità 2022-2024 e allarga l'offerta dell'alta formazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche, come ha sottolineato anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Abbiamo anche, tra l'altro, previsto in accordo con la Bernstein, seguendo un po' anche tutta quella che è la loro programmazione, varie fasce di età. E poi una cosa importante è che abbiamo una fascia per gli adulti che va dai 18 anni in su senza alcun limite di età, perché vogliamo offrire la possibilità di potersi misurare appunto con se stessi e con tutte queste discipline a chiunque lo desideri. Affinché questo progetto possa crescere come merita qui all'Aquila, diciamo dando anche la possibilità di avere masterclass con i nostri docenti, i protagonisti del musical nazionale e internazionale. Il conservatorio metterà a disposizione quello che sono le sue energie, le sue forze, quindi gli studenti soprattutto del corso di maestro accompagnatore della danza, che potranno andare a compiere il loro tirocinio nel teatro e poi appunto con questo progetto di musical magari coinvolgere le classi di composizione, le classi di musica contemporanea. Se devono recitare bene, devono cantare bene, deve essere con passione, non deve essere qualcosa finto, deve essere proprio sentito da loro, quindi dobbiamo lavorare a livello di significativo delle parole che cantano e poi soprattutto per rendere la performance bella e autentica dobbiamo lavorare sulla fonetica, che le parole devono essere pronunciate molto bene per far sì che lo spettacolo viene molto bello.